siamo riuscite a riconoscerla non solo come una grande scrittrice, ma anche come una grande pensatrice. Nei libri dell'Ortese c'è nascosta, trasformata in arte, una profonda filosofia, come forse tra gli scrittori del secolo scorso soltanto in Gadda. Che il pensiero più importante del Novecento è un pensiero femminile. Simone Weil, Hannah Arendt e Tillesum e per l'Italia Morante e Ortese. Perché è un pensiero? Perché è un pensiero che non ha il problema del potere, che non vuole essere potere, che è una critica implicita del potere. C'è addirittura paura di essere risucchiati in una macchina e indisponibilità al fondo. La condizione di esilio, dice, e credo che questo sia sicuramente un elemento che caratterizza le grandi voci che non hanno potere, che però non rimangono del tutto inascoltate perché forse hanno una capacità di anticipazione. Corpo celeste è una parola che in lei ricorre continuamente e che poi non a caso dà il titolo a un libro che raccoglie dei suoi saggi e tre interviste a metà reali e a metà immaginarie. Troppe volte, dice Ortese, abbiamo visto il firmamento come un insieme di corpi celesti, abbiamo sottratto la terra alla natura di corpo celeste, quindi alla sua piccolezza e anche al miracolo e al mistero che in qualche modo è l'origine. Il problema vero è che la creazione è sbagliata, bisogna rifare tutto da capo. Sai, una che ti dice la creazione è sbagliata in un mondo cattolico, eccetera, come, no? Ti dice Dio non c'è, o Dio è imperfetto, o non è quello che crediamo che è un'altra cosa, no? Esistono delle pagine che non possono non ricordare Pasolini, pagine durissime sulla perdita dell'identità italiana. Niente più come prima, tutto differente, confuso. Però in questa solitudine di ognuno di noi oggi c'è qualcosa di diverso. È come la sensazione di essere trasportati, chiusi e trasportati, ad attraversare a questo modo un paese sconosciuto, straniero, e di non poter tornare più indietro. Così cominciava lo spettacolo, con queste parole che non sono certo, insomma, di felicità. L'abbiamo provato 3 giorni, pochissimo. Sono andata in scena che ancora non sapevo a memoria bene le cose. Diceva, i veri diversi sono i cercatori d'anima e di identità. Quelli che videro il cielo e non lo dimenticarono. Che non credono alle barriere, ai limiti, alle guerre. Che nel denaro non hanno posto l'anima e sono incomprabili. Che vedono l'abuso, il potere, dovunque siano, e ne parlano. I cercatori di silenzio, di spazio, di notte che è intorno al mondo, di luce che è intorno al cuore, dove l'anima è calma. Ritirata da molti anni a Rapallo sulla Riviera Ligure, in solitudine e assurdamente in precarie condizioni economiche, l'Ortese è divenuta negli ultimi tempi un caso nazionale, con un vasto movimento d'opinione intellettuale in suo favore. Anche grazie a ciò, di recente le è stato concesso il vitalizio della legge Bacchelli ed è stata nominata commendatore. Ha pure ottenuto il premio Fiuggi Una vita per la cultura, mentre sta per essere ristampato il suo romanzo Liguana e sono in via di pubblicazione due nuove raccolte di racconti. Signora Ortese, che effetto le fa questo clamore suscitato intorno alla sua persona? L'ho vissuto con grande emozione, con incredulità anche, con fatica a momenti, e resta il senso della sicurezza che non avevo più, posso lavorare ancora. Adesso ho tutto quello che serve per la mia vita, so che significa essere al buio per anni, anni, anni. Il vero salvataggio fu Adelphi. Grazie ad Adelphi, grazie a Citati e a Calasso, tutti scoprirono che l'Ortese era una grandissima scrittrice. Telefonai a Roberto Calasso, che era mio amico, e gli dissi di acquistare il libro e di pubblicarlo assolutamente perché era un capolavoro. Lui fece esattamente quello che io dissi, ristampò Liguana, che ebbe l'anno successivo
un grandissimo successo. E di lì cambia la vita dell'Ortese. Quello che è successo a lei, cioè di essere stata negli ultimi anni della sua vita riconosciuta e ripubblicata, è quasi un fenomeno, perché spesso e volentieri non succede. Compiuta l'ultima scommessa, cioè la revisione del Porto di Toledo, il romanzo più ambizioso, che riscrive per Adelphi l'anno della morte, è veramente esausta. A quel punto sa che non può intraprendere altri lavori, e allora una vita dedicata alla parola e alla letteratura, con l'ultimo sforzo letterario, si chiude. Quando proprio sta per morire scappa, e in braccio al fratello giovane Francesco, corre a Rapallo. L'ultima telefonata è stata drammatica. Era un congedo, io non riuscivo a decifrarla, a interpretare. C'era una rabbia e un libore contro tutto e contro tutti. Mi disse: si muore da soli, ricorda. Ecco, ho finito. Ho finito anche di essere uno scrittore, semmai lo sono stata. Ma sono lieta di averlo tentato. Sono lieta di aver speso la mia vita per questo. Oggi io sono certa, in Italia l'Ortese non è ancora sufficientemente conosciuta. L'Ortese ha ancora bisogno di studi critici approfonditi. Era una straniera di fronte agli uomini e di fronte al mondo e persino di fronte a quella natura che tanto amava e per le cui ferite tanto piangeva. Un'assoluta straniera, come sono dopo tutto i grandi scrittori del Novecento. Kafka era uno straniero esattamente come era l'Ortese. Per chi scrive lei? Per me per dare memoria e testimonianza di quello che una quantità di gente sente ma non sa dire, sogna ma non sa vedere. Che significa vivere, respirare il mio mondo e cambiare il mondo, vivere in una dimensione diversa, dove tutto è infinitamente più bello.